credi che anche il sindaco ha la sensibilità giusta nei confronti dei beni della collettività. Allora io, riprendendo la delibera questa qua della finanziaria, io credo in maniera improvvisa, comunque l'avete vista, ci avete messo anche diciamo il suolo della cooperativa dei risultati. Poi diciamo, come dire, si perde un po' nel deliberato complessivo, ma credo che alla fine poi si ritrova dove si dice che il corrispettivo per la costituzione dei diritti di superficie va determinato in 340.000 euro. Io vorrei fare solo proprio in pochi minuti una piccola provvistoria di questi fatti, perché guardate, voi sapete che se ci arriviamo la settimana prossima, prima o poi dovremo discutere una mia mozione presentata sulle spese legali. Sono mesi che aspetto di discutere, con molta pazienza, però a volte questo argomento rientra, diciamo così, improvvisamente anche su quegli aspetti che mai, che meno uno si aspetta. Vedete, giustamente c'è stato un ruolo arbitrale e quindi noi abbiamo messo a bilancio, a termine poi tutte le fasi successive di accettazione della pescatoria e così via, la somma di 340.000 euro. Però dovremmo anche avere l'onestà di dire che per incamerare questi 340.000 euro noi in realtà ne spendiamo più di 108.000 in spese legali, dove praticamente 74.880 se ne vanno per le spese del collegio arbitrale. Ma ancora una volta, mi consentite molta franchezza, il 10% di questa spesa, per cui il 10% di una spesa che noi andiamo a buttare sulle spalle di gente che hanno lavorato per farsi questa casa, se ne va a favore dell'avvocato che il comune aveva identificato come avvocato per la difesa dell'ente nei confronti di questa persona. Per cui noi assistiamo che su una vicenda in cui in ogni caso molto rapidamente si è arrivato alla scelta di adire un collegio arbitrale, non solo paghiamo il collegio arbitrale, quindi paghiamo un presidente, paghiamo due arbitri, paghiamo utilità per fare un ragionamento con la squadra di calcio, no, paghiamo anche il quarto uomo, ma poi addirittura c'è anche il quinto uomo, la riserva, che però paradossalmente guadagna più degli altri. L'avvocato del barone, che per la difesa dell'ente, e non sappiamo che cosa si sia concretizzato questa difesa dell'ente, visto che poi siamo andati a lodo, diciamo, stacca un assegno, stacca una fattura comprensiva di IVA, ci piace la moglie di tutto, di 33.945,60. Ora, mi piacerebbe dire, allora dire pescatore, finalmente potranno godere del loro diritto di superficie, pagano 340.000 euro che verranno spesi, ecco, per abbassare le tasse, per fare l'asilo nido, per fare qualsiasi altra cosa. Però dovete sapere che per ogni 3 lire che entrano, per ogni 3 euro che entrano attraverso questa procedura onerosa per loro, una se ne va in una via un po' così. Per la moglie di tutto legale, non c'è dubbio. Ma non sarebbe stato il caso di anticipare questo ragionamento e questo dibattito e addivenire a un'intesa con la cooperativa dei pescatori, già sapendo che una buona parte del costo se ne va per spese legali? Il segretario mi dirà che non è questa la previsione, ma in questo momento faccio politica e quindi devo anche cercare di trovare una strada che coniughi le esigenze del bilancio con la spesa e la tasca dei nostri concittadini. Anche perché, vedete, quello che poi accade con il lodo arbitrale della cooperativa dei pescatori accade a Roccio, quando il comune di Bauer non si trova a essere parte attiva dell'opera, ma si trova a essere parte passiva. Allora, è proprio in questi giorni che, diciamo, un lodo che ci ha visto già condannato negli scorsi anni, parliamo appunto della questione della Vincenzo Zenga, il comune praticamente non solo è stato condannato dal lodo arbitrale, ma non ha pagato poco più degli interessi e quindi adesso
giustamente insomma, l'impresa di Zen chiedono di pignorare per quanto è possibile, se trovano qualche cosa sui conti correnti del, credo ben poco, del comune di Bacoli, una cifra che praticamente pari a 151.000 euro. Attenzione, non c'è più da discutere di questo. Lo vediamo pure la cronistoria di questa cosa. Cioè il comune deve pagare, a termine di una procedura di lode arbitrale, 151.000 euro, c'è poco da fare. Qual è la nostra reazione? Come pensiamo di difenderci da questo punto di vista? È di questi giorni, quindi è una delibera, la 189 del 15 giugno, attenzione, il 15 giugno è una data che dobbiamo ricordare ancora per qualche istante, la giunta non trova niente di meglio che ovviamente dare l'ennesimo incarico legale, in questo caso l'avvocato Bobbio, per 2.206 euro per difendere il comune di fronte al giudice nel tentativo appunto da parte di Tizzi di pignorare quello che è dovuto al termine di un lodo arbitrale. Ma l'aspetto più paradossale per non dare un altro tipo di giudizio è data da una determina che in realtà è datata 13 giugno, quindi due giorni prima della delibera di giugno. E questa determina, per essere precisi, la 459 del 13 giugno, in effetti fa un po' la storia della vicenda dell'azienda, insomma, per essere chiari, l'ho letto, non è che ne fossi proprio a conoscenza. L'azienda, la ditta Zenghi, è quella che ha costruito la scuola media Gramsci. C'è stato l'importo originale era 1.784.000 euro, i lavori, c'è stato un po' di contenzione. Poi alla fine si ritenne di adire appunto alla scelta del lodo, il collegio condanna il comune di Bacoli, il comune di Bacoli, siamo a novembre del 2008, per chi diciamo, non vuole avere responsabilità neanche di carattere amministrativo, impugna davanti alla Corte di Appello di Napoli il lodo, chiedendone appunto la nullità e quindi per l'effetto rideterminare il quantum non ritenendo la controla. La Corte di Appello di Napoli, un po' di anni dopo, siamo ad aprile del 2011, quindi l'altro ieri, rigetta l'impugnazione ritenendosi non legittimata a statuire su quanto stabilito nel lodo arbitrale, in quanto per competenza poteva decidere solo in merito a progetti di legittimità. Cioè stiamo parlando dell'ABC di chi fa un po' di giurisprudenza. Dopodiché, il legale del comune, di cui però non abbiamo traccia del nome né del compenso che ha ottenuto per fare questi passaggi, dice: guardate, non andiamo in Cassazione perché è inutile, abusiamo. E qui avviene poi l'aspetto più divertente della vicenda. Perché con questa determina, sindaco, tu mi ascolti? Con questa determina, altrimenti poi non ce la facciamo. Un momento, tu devi avere la pazienza di ascoltare. Sicuramente, però penso che ha superato il limite. No, perché vedi, il limite penso l'abbia superato, il limite penso che l'abbia superato chi gestisce in questo modo la cosa pubblica. Quindi cortesemente. Io penso che il limite l'abbia superato chi gestisce in questo modo la cosa pubblica. Perché il 13 giugno, con determina, si addivina, come dire, a una realizzazione del pagamento, per cui si propone agli Zeta di pagare 50.000 euro entro il 10 luglio, 50.000 euro entro il 30 settembre e il saldo il 31 luglio. Questo è il 13 giugno, con determina. La giunta, due giorni dopo, decide di impugnare il tutto e di andare ancora una volta a giudizio. Ora io vorrei capire se questo è il modo di condurre la cosa nell'interesse sempre dei cittadini. Sì, grazie consigliere Mancini. Prendo atto che il segretario riconosce, come dire, ovviamente non poteva fare diversamente, la veridicità degli interi fatti. Quindi riconosce il fatto che il comune di Bacoli, nonostante sia stato condannato da un lodo arbitrale, non si attivi per onorare il debito, cosa che invece noi probabilmente facciamo nei confronti dei nostri debitori. Prende atto del fatto che c'è una determina, diciamo, del 13 giugno con cui
diciamo, si riconosce che la difesa dell'ente rispetto all'intera vicenda dell'olio è sbagliata, perché la Corte d'Appello rigetta proprio, per usare proprio il termine, perché la Corte d'Appello non è il destinatario di questa opposizione, quindi riconosce che è vero. Riconosce che è vero che lo stesso legale dice che non possiamo andare più in Cassazione, e quindi stiamo parlando del fatto che a questo punto bisognava per forza trovare una soluzione. Allora prendo atto che probabilmente dopo il 13 la ditta ha risposto che non voleva accettare questo tipo di transazione. Prendo atto che né della proposta, di cui abbiamo numero e dati, che della risposta, che insomma troveremo poi da qualche parte agli atti al protocollo, non si ha traccia nella delibera di giunta. Prendo atto anche di questo. Vorrei soltanto sapere se, ripeto, il comune, l'amministrazione comunale, ritiene che questo sia il metodo per, come dire, dare il buon esempio rispetto a quando poi per vicende analoghe invece deve pretendere il giusto pagamento. Allora io sono così a ripetere, proprio perché rimangano agli atti questi aspetti. Comunque posso godere di 5 minuti della sua magnanimità, Presidente? Segretario, lei ha il diritto di parola quando il sindaco le dà la parola per esprimere una posizione tecnica. Consigliere, però la discussione politica. Parlare sul punto. Prego di attenersi al punto all'ordine del giorno, consigliere. Per cortesia. Lo confermo. Il presidente Antonio Caranà è in grado di comprendere quando la posizione è andata oltre. Sicuramente. Però consigliere Mancino aveva chiesto la parola e consigliere Grande. Prego. Bisogna ringraziare anche perché ho una piccola riflessione, come tua attenzione, io dico questa sera il Consiglio Comunale è portato a votare, quindi a decidere. E allora io cosa sto a mente? Individuare gli immobili che ricadono nel proprio territorio come immobili non strumentali rispetto alle proprie funzioni istituzionali, di quanto tale suscettibile di alienazione. Dare atto che l'UDC con la propria relazione ha ritenuto congrua, quindi per insomma congrua, quindi stiamo, ecco, in questo parametro di €1.290.000 di mettere al Consiglio Comunale, organo competente, la presente deliberazione al fine di approvare il piano di alienazione. Poi il punto sesto dice, leggo l'ultima parte, e successivamente si adesso, allora possiamo approvare, eccetera, al procedimento di alienazione e all'adozione degli eventuali atti conseguenziali di variazione di bilancio in aumento o in diminuzione. Io dico che stasera noi siamo chiamati a questo nostro parere se siamo d'accordo o meno su un piano di alienazione. Io ho sentito con attenzione giustamente le questioni che faceva il consigliere Mancino, il consigliere della Regione, che giustamente erano preoccupati, dice l'anno scorso questo stesso bene ha portato 216.000 euro, poi ci ha portato 150.000. Sono d'accordissimo. La cosa che mi fa stare tranquillo, a parte che è stata la trasparenza di questa amministrazione, e credo che agisca sempre, anzi ne sono certo, buona fede, è che gli atti conseguenziali della sede di bilancio saranno in aumento di istituzioni. Allora io dico, avrei gradito tantissimo sentire dall'opposizione se fosse d'accordo o meno su questo piano di alienazione, cioè vendere bene i mobili. Tu stai dicendo la cosa? Cioè, Pippo, cosa stai dicendo? Sto parlando. Sì, lascia stare, io volevo sentire questa, voglio sentire l'opposizione, visto che la maggioranza si spende su qualcosa, volevo sentire che l'opposizione, se fosse o meno d'accordo. Sì, la discussione un intervento. Prego, mi state zitto, gentilmente, chi l'ascolto con attenzione quando vi parlo, cercando di capire che è la posso. Sto dicendo semplicemente che a me avrebbe fatto piacere sentire il suo indirizzo politico da parte dell'opposizione sui beni di Arezzo. Io vi ringrazio, questo. Grazie. Dica. Okay.
non andiamo il consigliere Grande, pensavo se notte non dorme, che non ha sentito l'opposizione cosa ne pensa. Pensa, mi pare di aver capito da tutti gli interventi che non solo si è contrari al piano di allenazione nel metodo, ma anche nel merito. E forse si è distratto, ma si è entrato nel merito anche delle spese legali, perché l'allenazione di un bene citato, anche se poi si perde il corso della cosa, era quello della cooperativa pescatori, prevedeva queste spese legali, eccetera, eccetera, eccetera. Il problema. Quindi il merito prevede anche la discussione su queste cose. Il metodo, voi sapete che ne pensa l'opposizione, è esattamente quello che ne pensavamo l'anno scorso. Guardate, noi siamo assolutamente convinti che se l'alienazione vada fatta, ed è possibile farla, sia fatta sempre ed esclusivamente nell'ottica di rivalutare un altro bene o acquisire un altro bene funzionale alla città o ai servizi che il comune deve svolgere. Vendere il macello era stata addirittura la nostra proposta, affinché con quei soldi si prevedesse a sistemare servizi cerubani o a fare l'isola ecologica o ad acquistare la vita, se fosse stato possibile, però non è stato più possibile. Vendere il macello per pagare la rata in mutuo trova la nostra più ferma opposizione. Così come vendere qualsiasi altro bene, non in maniera corrispondente a una opzione che impoverisce i cittadini di Bari. Di questo passo, tra 5 anni ci sarebbe tutto. Ci accusava a vendere, ancora a casino abbiamo riscato tutti i poveri. È una cosa che non può essere utilizzata come strategia economica per il futuro. Lo abbiamo detto, con ribadito, lo rivedremo 300 volte. È inutile che ci rispondete da dove i camisotti o quale proposte fate pure. Le proposte sono semplici e le abbiamo ripetute, anche se qualcuno ha fatto finta di non sentirle. L'evasione fiscale, l'elusione, il riordino di certi servizi, il contenimento delle spese legali. E chi ha più una meta, il riordino del personale, il speso di giro urbano proprio. Da questo punto di vista ci sono moltissimi punti dove con una corta gestione si possono fare grossi risparmi e si possono ricavare anche soldi, anche su molti dei servizi a domanda individuale o altre cose. Si potrebbe, invece di far pagare ai cittadini il costo del personale interno, si sarebbero potuti introitare soldi per fare delle cose utili ai cittadini e vedere come evitare di vendere questi beni. Abbiamo ripetuto, lo ripeteremo di là alla nomina, saremo più precisi durante la discussione sul bilancio, ma è proprio la visione strategica politica che non è da noi condivisa e condivisibile. Lo abbiamo detto l'anno scorso, te lo ripetiamo, voi insistete a vendere, vendetevi tutto, quando arriveremo alla casa tua ce la vendere. Vedremo un po' se la mette a disposizione per il bene collettivo. Grazie consigliere Giampaolo, prendiamo atto che il capogruppo del PD esprime voto contro. Esiste. No, lei io già prima intervenuto. E io ho fatto delle richieste, appunto mi è stata data risposta, sono propedeutica anche al voto. Io chiedo se c'è il diritto di prelazione, perché non si sono adottate le cifre che aveva proposto Balzo, soprattutto in relazione alla questione dell'ex macello. E poi è un dato aggiuntivo che ho ascoltato adesso per la cooperativa Vino, perché io ricordo il consiglio comunale in cui si propose anche di vendere l'ex macello per acquistare la cooperativa Vino. Per la cooperativa Vino come siamo messi? Cioè è possibile ancora acquistarla? Si sta procedendo per un'attività che possa prevedere l'acquisto? A che punto si è? Quindi queste domande per poi dopo dico il mio. Ha ragione, prego, per dichiarazione di voto. Allora, per dichiarazione non mi interrompo i due consiglieri della maggioranza. No, io più poco. Lei non alimenta il dibattito. No. Ha la parola. Per dichiarazione lei, di voto si esprima. Per prego. Due consiglieri. Grazie. In relazione a ciò che si chiedeva prima, qual era il parere?
io ho fatto numerosi. Presidente, posso godere anche della sua attenzione, Presidente? Posso godere della sua attenzione? Da quando è iniziato il secondo comunale più volte, quindi se il consigliere mi ha detto che è stato attento, forse è stato disattento, io più volte ho ripetuto che una scelta scellerata, quella di vendere bene il comune di Bari, e anche durante l'ultimo intervento l'ho detto. Già l'anno scorso abbiamo venduto due beni, due scuole, una resterà a scuola, una no, e quest'anno andremo a vendere altri due beni. E lei se la ride, noi ci vendiamo i beni del comune. Vendiamo i beni del comune, quindi si aggiunge alle tasse, alle imposte dirette e indirette, anche la vendita, la reazione di beni, con una scelta scellerata, soprattutto, come già si è detto prima, se poi questi soldi servono per pagare i mutui, come si sa e cosa no, perché i mutui oggi c'è una rata, l'anno prossimo ce n'è un'altra, se quest'anno si pagano i mutui con la vendita dei beni comunali, l'anno scorso si è pagato parte dei mutui con la vendita di altri beni comunali, l'anno prossimo dobbiamo prefigurare altre vendite di beni comunali, penso di no, perché non so se ce ne siano altre disposizioni, cioè altre che non servono all'attività istituzionale di questa ente, altrimenti se non esistesse questa norma potreste vendere altri beni senza alcun tipo di problema. Quindi il mio voto è assolutamente contrario, però faccio una proposta. Visto che si è chiesto all'ingegner Balsamo dei valenti concurrità, se si può chiedere allo stesso ingegnere Balsamo, di cui noi abbiamo estrema fiducia, tutto il Consiglio Comunale, l'amministrazione ha fiducia, abbiamo estrema fiducia dell'ingegnere Balsamo, di chiedere se a suo parere è congruo valutare l'ex archivio per un valore di 150.000 euro, perché dalla... allora non ha letto la relazione. L'ingegnere Balsamo per l'ex archivio dice sicuramente vale più di 50.000 euro, punto. Lei l'ha detto sicuramente in maniera più approfondita, visto che fa anche parte della maggioranza. Ha detto vale più di 50.000 euro, può valere anche 600.000 euro, 1 milione di euro, vale più di 50.000 euro. Io vorrei chiedere all'ingegnere Balsamo se a suo parere quel bene vale 150.000 euro. Cioè se a suo parere, come già ha fatto per il macello, si è espresso, ha detto vale 910.000 euro. Mi deve dire a suo parere, questa è una richiesta che non è che è un obbligo, una richiesta che faccio al Consiglio, a suo parere quanto vale l'ex archivio comunale, come ha fatto con il macello, in maniera uguale. Quindi questa è una proposta che faccio, non so come poi deve essere interpretata, se il sindaco si prende, se lo vuole fare, se si prende l'onere di farlo. Quindi il mio voto è contrario. No, prima...